L'ernia del disco è dovuta alla rottura dell'anello fibroso del disco intervertebrale con fuoriuscita del nucleo polposo o in parte o nella sua interezza. Il disco intervertebrale è un cuscinetto che è inserito tra due vertebre ed ha una forma biconcava e presenta all'esterno questo anello fibroso e all'interno una parte un po' più morbida che prende il nome di nucleo polposo. L'ernia del disco può uscire in varie posizioni: parte anteriore, posteriore, mediana, e a seconda di dove esce, va a contatto con delle strutture che passano lì vicino, quindi l'ernia del disco posteriore va in contatto con le strutture nervose contenute nel canale spinale, meningi, midollo spinale e radici nervose. Le cause dell'ernia del disco sono svariate. Ci sono fattori congeniti come le collagenopatie, malattie del collagene, la degenerazione del nucleo polposo, ma ci possono essere anche cause traumatiche. Il disco intervertebrale è una giunzione fibrocartilaginea che connette due vertebre adiacenti consentendo un movimento limitato tra le vertebre. Il disco intervertebrale comprende l'annulus fibrosus che circonda al suo interno il nucleo polposo. Questo nucleo è costituito da una massa gelatinosa di forma sferoidale di colore giallo formata da circa l'88% da acqua. La funzione di questo nucleo polposo è quella di assorbire e ridistribuire in modo uniforme alla periferia le sollecitazioni di carico evitando una spinta eccessiva o l'annulus fibrosus, il quale potrebbe lacerarsi e formare appunto l'ernia del disco.